con Francesco Testi, attore d'eccezione, ospite qui a Sant'Angelo delle Fratte. Una coppia, un binomio per stupire questa bellissima piazza che fa da contorno a una serata spettacolo davvero da ricordare. Sono molto contento di essere qui questa sera, al di là del folklore, l'origine, la tradizione, tutto molto bello. Ho fatto un piccolo viaggio appena arrivato intorno al paese, alle vie di appena tra l'altro sistemate. So che il sindaco è molto orgoglioso di aver ben speso i fondi europei. In effetti si vede perché è veramente magnifico il paese. Attore molto affermato, protagonista di fiction di successo, quali ricordi più belli? Ce ne sono una marea, no? Non direi di averne uno in particolare, però sai, ho la fortuna di aver lavorato con Virnalisi, che è stata una delle più grandi attrici italiane. Sono contento di aver fatto un'esperienza come quella, dato che, pace all'anima sua, non c'è più. Io posso dire di aver lavorato con lei. Cosa bolle in pentola per i prossimi mesi? Guarda, ho aperto da poco la mia società di produzione, siamo in tre soci. Sto lavorando su un cartone animato, una serie cartoon e su una serie di documentari. Poi abbiamo in cantiere anche il primo film, però si parla del 2023. Qual è in ultimo l'obiettivo da raggiungere? Consolidare la produzione, riuscire a fare quello che piace a me e cercare di farlo piacere al pubblico, quantomeno incontrare i gusti del pubblico. Facciamo un saluto a tutti gli amici della Basilicata. Beh, non sono venuto qui molto spesso, ma mi riprometto di tornare più spesso. Un saluto e un bacio a tutti.